Ciao ragazzi, dove sono? Qui. Valio Terme, Brescia, giornata fredda, pungente, anche se siamo ormai a metà maggio, però bel posto, veramente bel posto, bella valle. Cosa ti faccio vedere oggi? Oggi l'abitazione in questione è questa, il piano, non il primo, ma il secondo, dove tutto quanto lavora in bassa temperatura, quindi impianto radiante e pavimento. Biomassa o pompa di calore? Dai, adesso andiamo giù, ti faccio vedere che cosa i ragazzi stanno facendo. Multimec, specializzati installatori di Bergamo che lavorano anche qua sul Bresciano. Però prima, se sei curioso, clicca nella campanella e lasciami il tuo like ed iscriviti. Iscriviti per vedere tutti gli altri prossimi video inerenti a installazioni per riqualificare l'impianto di riscaldamento di casa con le cessioni dei contributi in corso. Ok? Andiamo. Eccoci, ciao a tutti. Allora, adesso facciamo due parole con Stefano, anche se lui mi ha detto che siccome la mamma di Maurizio, Maurizio è quello lì, e dopo facciamo due parole anche con lui, è il padrone di casa, il pazzo furioso che ha deciso di far lavorare Stefano qua. Esatto. Insomma, L'ho provato a farlo lavorare. è ingrassato Stefano di circa 4 kg in 4 Sì, in giorni. 4 giorni, proprio poca roba. Responsabilità della mamma. Io l'ho conosciuta adesso e ho visto che cosa sta preparando per pranzo, insomma, dopo ti faccio una piccola videata. Bene, Stefano, Eccoci. come va? Benissimo, tutto bene. Allora, dicevo prima, siamo a Valio Terme, Brescia, impianto di riscaldamento a pavimento e qui montiamo una pompa di calore. Assolutamente, non è la pompa di calore. Perché pompa di calore? Allora, montiamo un puffer, un accumulo. Anzi, guarda, montiamo pompa di calore con un puffer da 1000 litri. Esatto. Quindi Pompa di riscaldamento calore, assicurato. esatto. No, allora stiamo montando una caldaia a legna e non stiamo montando una pompa di calore per il semplice fatto che qua farebbe molta molta fatica per le rigide temperature. Adesso si allassa passando i fogli per poter comunque fare i collegamenti elettrici in Tu lo impianto sai che non idraulico. si è sentito nulla, vero? Beh, infatti, non fammi neanche parlare. Niente, c'è l'angelo, l'elettricista che sta facendo appunto disastri, sta forando la parete per fare i collegamenti elettrici. Per quanto riguarda quelli idraulici ormai ci siamo. Possiamo partire dalla canna fumaria, che così almeno non c'è casino di là. Maurizio, come va? Bene, bene. È proprio bravo ragazzo, dai, ti ho impegnato. Maurizio, super top. Quasi. Poi ti faccio raccontare da lui come ci siamo conosciuti e perché ha deciso di fare questo po' di lavoro. Tutto online. Speriamo che funzioni, Sì, funziona. altrimenti mi ammazza. Allora, andiamo un attimo fuori con Stefano, vediamo la realizzazione della canna fumaria, che è sempre uno dei punti importanti e dolenti negli impianti a biomassa. Ah, poi Stefano, poi Maurizio ci dice, qui c'era già una vecchia biomassa. Allora, ecco qua il capolavoro che hanno fatto i ragazzi. Qua vabbè ci manca ancora un ultimo collegamento che dobbiamo finire per esigenze, finiamo prima l'interno che così almeno anche l'elettricista rimane libero. Abbiamo qui la doppia parete, abbiamo tutta l'uscita dalla caldaia in doppia parete. L'unico difetto che abbiamo qui è che purtroppo avendo il camino e avendo già uno spazio già comunque definito non siamo riusciti a isolarlo, quindi praticamente qua abbiamo tutto il camino fatto in cemento dove c'era già la vecchia canna fumaria, sempre monoparete, abbiamo sfilato fuori tutta la canna fumaria e l'abbiamo rifilata dentro tutta. Ah, ok. Quindi canna fumaria, c'è una riduzione, canna fumaria monoparete. Esatto, questo qua è quello che manca della canna fumaria, doppia parete, l'ispezione per poterla comunque pulire. Ok. E niente. Perfetto. Faccio solo due passi di qua. Allora, qui c'è l'innesco della canna fumaria, al di là del muro c'è la caldaia. Come diceva Stefano, tutta doppia parete ad alto spessore ed alta pressione. Poi si va su e via. Gran lavoro. Interno. Bravi. Canna fumaria vista. Adesso due impressioni da Maurizio, visto che, aspetta, premessa, Maurizio fa un altro lavoro, ma ne sa, ne sa, ne sa. Quindi motivo in più per chiedere a lui spassionatamente come sta trovando con i ragazzi, come stanno lavorando e Si impegnano, non so il risultato, però si impegnano.
Oh, sono bravi, anche troppo pignoli per quello che vedo. Guardate anche adesso cosa sta facendo. Sì. Ecco, non mettetemi in soggezione che dopo ecco. Sbaglio. No. Però ti dico che certi altri installatori usano il laser, sai Stefano? Sì, il laser. Ti devi evolvere, caro. Ti auguriamo solo con quello. No, no, sono le piccole cose che fanno la differenza, quello è vero. Beh, tra vedere una sala termica dritta, bolla e vederla non a bolla, la differenza in tempo di lavoro come orari è minima. La differenza poi anche in uno sguardo è totalmente diverso. Anche l'occhio vuole la sua parte, diciamo. Ah sì. Questo lo diceva tua moglie quando ti ha sposato? No, aveva dei problemi probabilmente. Stefano, difficoltà incontrate in questa casa? Vabbè, sopportare innanzitutto Maurizio la prima cosa. A te, eh? Guarda no. Che non è ancora finito. Infatti. No, direi che vabbè, siamo alle solite, ma niente di difficoltà, niente di grosso. Siamo riusciti comunque a far lavorare abbastanza bene. Abbiamo trovato tutto bello pulito, siamo riusciti a portare dentro le due bestie tra puffer e caldaia e niente, l'unica cosa abbiamo dovuto fare dentro qualche foro per far passare le tubazioni da un locale all'altro. Ma fatti io i fori, dimmi ecco, cosa ecco, fatto tutto quello, io i fori. Con tutto il sudore che c'avevo su. E niente, siamo riusciti, comunque difficoltà pressoché minime. Ok, bene. Poi vedremo la macchina in funzione, non oggi, domani chiederò a Stefano, come aveva fatto a Bergamo, di fare un mini video. E bene, adesso ti faccio vedere un attimino la caldaia. Quindi si è optato per una caldaia legna a fiamma inversa, perché Maurizio ha un bosco, sicché è appassionato anche di legna, e quindi perché non coniugare riscaldamento anche con risparmio economico. Caldaia legna a fiamma inversa, eccola qua, come dicevamo. Visto che è ancora scoperta, ti faccio vedere una parte di elettronica, alla faccia di chi dice che la biomassa non contiene componenti elettronici. In realtà queste caldaie professionali hanno veramente tanta meccanica, tanta robustezza e tanta elettronica, non solo centro metal, anche Frohling, anche Hertz, tutte un po' quelle case di caldaie professionali, e lo sai che sono molto neutro in questa cosa. Scheda, questo è il modulo wifi. Poi Maurizio porterà giù non un contatto wifi via etere, via internet, ma bensì un cavo. E qui è la parte della canna fumaria. Tutta canna fumaria, a parte l'imbocco, qui c'è una riduzione inversa dove parte con un diametro e si innesca nel 180 doppia parete. Qui c'è il mega foro fatto da Maurizio e questi sono poi i fori di rimandata dell'acqua calda e poi tutte le parti che vedremo. Due particolari su questa caldaia, ok, sempre il ventilatore maggiorato a bordo macchina, questo perché lo sai, tutte le macchine che hanno il ventilatore interno macchina, cerco sempre di valutarle bene, perché è fondamentale avere l'accessibilità a queste parti che nel tempo si possono usurare oppure si possono anche sostituire. Canna fumaria, dicevamo prima, questa è la sonda lambda, anche in questa macchina dotata di sonda lambda, proprio per gestire quella che è tutta la parte di combustione, la parte di aria, i giri fumi del ventilatore, perché una caldaia così, una volta che è messa in moto, si autogestisce con un carico 2 al giorno, dipende poi dall'impatto esterno come freddo, rispetto anche alla chiamata dell'impianto di riscaldamento, anche se qui insomma la caldaia girerà a bassi regimi, visto che l'impianto non è a alta temperatura ma è a bassa temperatura. Questo è il ritorno, qui il tubo che ritorna in caldaia e poi la mandata uscirà da questo tubo e entrerà passando per il muro e entra direttamente nel puffer. Abbiamo anche Angelo, giusto? Grazie. Che cura tutta la parte elettrica. Come sta andando? Bene, grazie. Sì, credo che stia lavorando molto bene. Anche grazie. Angelo lavora di filo, bravo. Grazie, molto gentile. Eh no, quando c'è da dire. Dopo ti apro la macchina, ti faccio vedere un po' la bocca di carico, anche se ormai l'hai già vista. Qui cosa metterai, Angelo? Allora, un differenziale puro. Sì. Come protezione differenziale, un magnetotermico per la protezione della macchina e un magnetotermico da 10 A per la protezione della pompa. Ah, ok, perfetto. Bene. Ne sa più di me.
Maurizio che coordina tutto come sì, i vecchi sì, pensionati, però se bravo, metti le mani dietro ecco, questo è proprio mega resce fatto. Allora, due sguardi, i collegamenti del puffer, anche se in realtà qua Stefano è in netto ritardo con la tabella di marcia, secondo me perché mangia troppo poco. Facciamo poco, il pisolino poi ecco, poco. Perché ha installato pompa DAB e caleffi? Allora, praticamente questo qua è un defangatore sul ritorno nella stufa da tutto l'impianto, perché comunque caldaia. Sul ritorno dell'impianto verso la caldaia, okay, quindi è giusto. E abbiamo messo un defangatore per appunto tenerla pulita e per preservarla. La pompa anticondensa invece l'abbiamo messa con una trevia, termostatica praticamente, che in automatico a 55 gradi si apre. Okay. La pompa, come sapete benissimo tutti, meglio di me, la mettiamo in maniera tale che teniamo in temperatura il circuito della caldaia per non farlo mai abbassare e per evitare che all'interno si crei tutta quella patina catramosa perché rovina la caldaia. Bravissimo, che bravo che sei. Sembra che ho quasi studiato, sembra quasi il mio lavoro. Sì. Perché tubi in acciaio carbonio? Allora, noi abbiamo utilizzato il multistrato, abbiamo preferito utilizzare una tubazione leggermente più grande, ma il multistrato, che in maniera tale per garantirgli la portata dell'acqua, mentre invece per la data ritorno il tubo al carbonio, perché sono quelli più efficienti e li stiamo isolando per non avere dispersione di calore. Grande. Promosso? Promosso, dai, promosso. In teoria, nella pratica no. Pratica presto. La pratica no. Altro circolatore, queste poi sono mandate a ritorno dell'impianto di riscaldamento. Esatto. Poi l'acqua sanitaria. Bravissimo. E dove qua abbiamo la miscelatrice che prende l'acqua, miscela l'acqua e manda l'acqua calda in casa, l'acqua calda sanitaria. Perfetto. Tutte le cose sono tutte messe in ordine, regolari, anche i tappi, tutti quanti chiusi, con canapa o teflon? Canapa. La mamma chiama. Perché sì? Teflon? Ho gente che mi scrive e mi dice, ma perché non siete evoluti e non mettete il teflon? Mamma ho già fatto mia, un po' di video con... Sì. Teflon e non siamo evoluti perché siamo indietro per quello. No. Canapa, mi raccomando. Non indiana. Sì. Bene, dai. Vaso d'espansione correttamente dimensionato. Quanti litri ci sono là? Sono 80 litri, okay, di vaso d'espansione. Perfetto. Bene, allora Maurizio diceva una cosa interessante, che la mamma chiama. Che la mamma chiama, quindi quando la mamma chiama bisogna correre. Quello che ti faccio vedere adesso non ha gran a che fare con le caldaie a biomassa, mi stai chiamando Michele, però una parte sì, in quanto Maurizio, dove stiamo installando adesso la caldaia a legna e il puffer, lui tra le tante passioni, tradizioni e innovazioni anche, mi ha fatto vedere un po' la storia, me l'ha raccontata anche, di tutta quanta la famiglia, il papà che purtroppo è morto, la mamma che ci ha fatto un pranzo spettacolare, però tra le tante passioni, tradizioni e innovazioni ha anche questa, e cioè l'apicoltore. Mi ha raccontato tante belle cose e adesso che cosa ha deciso? Di venire qua, raccogliere in diretta del miele per poi portarlo giù e farcelo assaggiare a me, a Stefano e Osama e anche ad Angelo, farmi assaggiare questa prelibatezza. Vabbè, pazzesco e fantastico. Vediamo assieme.